Buongiorno a tutti, questa mattina mi sveglio con le dichiarazioni del senatore Pillon che ci spiega il concetto di priorità. E io vorrei proprio entrare nel merito delle priorità del senatore e del DDL Zan. Partiamo dal principio, che cos'è il DDL Zan? Il DDL Zan è un disegno di legge che attua nuove misure di prevenzione e di contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, l'orientamento sessuale, l'identità di genere. Disabilità, sostanza, dà più diritti a chi non ne ha. Easy. Il senatore Pillon nelle scorse settimane ha osteggiato l'approvazione di questa legge dando tale motivazione. Questa legge non va bene perché darebbe il via libera agli uteri in affitto. Che è un bel titolo. È un bel titolo. Il tema è che dentro il DDL Zan non si parla di uteri in affitto. Ma guarda un po'. Ma guarda un po'. E quindi va bene. Il senatore Pillon ci stupisce con una nuova esilarante dichiarazione dicendo DDL Zan non è una priorità. E io dico però, ma scusi, Pillon, lei ha basato la sua intera carriera politica trattando solo ed esclusivamente questi temi. Lei è famoso per essere quello dei Family Day, dopo metterò uno straccio di quello che dice lei al Family Day. E oggi si toglie dal dibattito così. Ma non è da lei. Entriamo nel dibattito, discutiamo. Ma non che mi dici che ci sono altre priorità. Perché se vogliamo parlare di priorità, parliamo di priorità. Parlare delle priorità di come sta gestendo la Lega il piano vaccinale in Lombardia, dove ci sono i novantenni e gli ottantenni che non sono ancora vaccinati. Vogliamo parlare di come la Lega non è riuscita a costruire una terapia intensiva spendendo decine di milioni di euro durante l'emergenza. Oppure per lei era una priorità quando io e mia moglie abbiamo esortato nel nostro piccolo ad indossare le mascherine mentre il vostro leader andava in giro a fare assembramenti, a togliersi la mascherina per fare i selfie, nel dire Fedez è un personaggio blasfemo che uccide la nostra civiltà e non può fare appelli di questo tipo. Cioè per lei questa, il mio Gesù Cristo tatuato sulla pancia era una priorità per lei in un momento così delicato per il paese? Perché non so che priorità abbia lei a questo punto. Ecco allora come mai i nostri bambini maschietti vengono costretti a truccarsi, a mettere il rossetto, non perché una maestra è impazzita, ma perché una società è impazzita, ma perché una cultura è impazzita. Le dico una cosa da padre, signor Pillon. Io ho un figlio di 3 anni che gioca con le bambole. E questa cosa non desta alcun tipo di turbamento in me. E non desterebbe turbamento in me nemmeno se un giorno dovesse avvertire l'esigenza di truccarsi, di mettersi il rossetto, di mettersi lo smalto, una gonna. Perché ha il diritto di esprimersi come meglio crede, mio figlio. La cosa che mi destabilizzerebbe un po' è sapere che vive in uno Stato che non tutela il suo sacrosanto diritto di esprimersi in piena libertà, cercando di arginare le dinamiche discriminatorie e violente che molto spesso si verificano in questo paese. Questo per me è una priorità. La saluto.